Signori, benvenuti in un nuovo episodio di Atomic Earth. Nell'ultima puntata siamo finalmente usciti, abbiamo conosciuto Nonna Zina, anche se Nonna Zina secondo me è un personaggio molto importante che non ci ha detto ancora tutto di noi. Mamma mia, ste cazzo di altoparlante. Che non ci ha detto ancora tutto di noi. Io direi di continuare. Abbiamo incontrato quel bastardo lì che è scappato mandandoci contro un robot. E adesso non ci resta che inseguirlo e vediamo cosa riusciamo a scoprire. Vediamo questo cadavere se dice qualcosa di interessante. La volpe col suo balzo ha raggiunto il quieto fine. Cristo. Direi di no. Ok, amico, devo andare. Direi di no. Ok, andiamo avanti. Lui è entrato su questa struttura qua, tipo una torre. Non so se sale, penso che scenda però. E come si... come entro? Non posso, devo raggiungere la mostra. Vabbè, scendiamo. No, no! Di nuovo quell'arrapata di un robot. Attenzione, ci sono dei robot sotto di noi. Davvero? Pensavo che fossero coccinelle. Mentre che non ci hanno visto. Autorizzazione in corso. Maggiore nici... Ok, qua vorrei potenziarmi per bene. Allora, intanto andiamo su potenza. Una delle armi che onestamente vorrei potenziare forse è la pistola, per via dei tanti colpi che... Ah, vediamo se possiamo mettere... Oddio, cazzo. Porca put... Ah, veramente? Ok. Ricapitolando. Possiamo potenziare, queste sono le nostre quattro armi. Allora, la pistola, il pompa vorrei aggiungere, se posso, l'arma a cartuccia, il modulo cartuccia. Vedi, il posizionamento del modulo ti permette l'applicazione di un sottile strato di polimeri chimici e pallotto, mentre attraversa la gun. Quindi possiamo sparare sicuramente con armi, cioè con cartucce diverse. Bisogna solo vedere come funziona il tutto. Vediamo, noi abbiamo questo pompa qui. Non so come adesso noi mettiamo le cartucce. Forse si fa da qui, può essere. Aumenta slot. Non ne ho idea, raga. Accesso consentito. Bisogna poi scoprirlo un po' così. Nel frattempo possiamo crearci un'altra arma corpo a corpo, tipo questa qui, volpe, che potrebbe essere migliore dell'ascia da un certo punto di vista. Però andrei più sui potenziamenti. L'ascia mi piace tanto. Quanto ha di danno? 4 tacchette. E quanto ha di danno quest'altra? 3 tacchette. In effetti è più debole, però è molto più veloce. Magari è questo il suo vantaggio. E quest'altra invece che non possiamo fare? Questa è più forte e più veloce. Allora conviene direttamente crearsi questa poi. Ok, quindi non facciamo niente. Andiamo a potenziare l'elettro, che è un'arma che ci risparmia bene o male le munizioni. Possiamo potenziarli volendo la canna. E l'uso del circuito di oscillazione scala e cadenza di tiro aumentata. Non è proprio la cadenza che mi interessa. Riduce consente di ridurre il consumo di energia, quindi spariamo più colpi. Questo potrebbe convenire. Non usa chissà quanti materiali, quindi possiamo aggiungerla. Generatore di EM aggiunge un attacco speciale e aumenta i danni alla carica. Creiamo pure questa. Possiamo potenziarla con 18. E qua ce ne vogliono. Ma sì, dai, aggiungiamo così. La facciamo cazzottissima, raga. Vediamo. Ah, questo è l'attacco speciale. Ma no, no, raga. Io mi gaso queste robe, raga. Salviamo. Io mi gaso. Andiamola a provarla subito. È morto. L'ho one shottato, raga. Se potenziamo pure il consumo di energia, perché sta cosa consuma un botto, però. Vai, vai, vai. Mentre andiamo verso la mostra. Ok, stiamo giocando un po' di pompa, giusto per puro divertimento, non per necessità. Guarda come ripara la telecamera. Questi sono robot che aggiustano tutto. Dobbiamo stare molto attenti a questo. Quindi io come cazzo l'apro sta porta? Devo trovare il modo di entrare. Intanto mi sparo una capsula. Vediamo. Nel frattempo facciamo ripristinare l'energia della...
dell'altra arma. Ok. Ah, quello mi insegue, che due coglioni. Penso dobbiamo andare a disattivare. Ok. Perfetto. E lì abbiamo un altro punto. Però qua possiamo hackerare intanto, penso, i cancelli. Dobbiamo fare la stessa roba che abbiamo fatto nell'episodio precedente. Se da qui non vediamo un cazzo. Vediamo se magari in tutto questo. Proviamo a collegarci a questo. Questa è quella del mo. F. Ah, ho aperto la porta, era chiusa. Perfetto. Mamma mia, stiamo iniziando a capire funzionamenti. Ok. Questo era quello con lì allarme. La pompa non abbiamo tanti colpi. Magari evitiamo un pochino. Tanto qua mi si è ricaricata. Quello lì lo facciamo fuori poi con le nostre cose. Disattiviamo la telecamera. Ma cammino sull'acqua? Ah no, è bassa. No, l'ho annullato. Cagare. Oddio, che mira di merda, raga. Che mira di merda. Oddio. Ma l'ho distrutta. Figlio di puttana. Cazzo di telecamera. Oh, tu mi hai rotto i coglioni, lo sai? Vai a cagare. Ok. Ok, abbiamo ottenuto un bel po' di cose. Apri qua. Vediamo cosa troviamo. Oh, progetto. Palla di neve. C'è qualcos'altro qua? Ah, lì c'è un altro robot così. Vabbè, sti gran cazzi, raga. Andiamo avanti. È il pulsante di assistenza del Hulk. A che cosa serve? Farà atterrare Hulk. Manutenzione dell'Hulk. Per quanto tempo rimarrà lì? Se il contatto con un tecnico non andrà a buon fine, non per molto. Allora dobbiamo darci una mossa. Che cosa hai in mente? Salirò sul Hulk per avere una visuale migliore della zona. Forse scoprirò qualcosa di utile. Dai, vieni pure tu. Mamma mia, la pistola, raga. È troppo forte. Quindi, ok, è arrivata quella capsula lì. Comunque l'acqua è bassissima. Ok, superamento degli ostacoli verticali. Fai, tubo. Ah, ok. Che cosa dovrei fare? Aggrapparmi a questa maniglia? Tieniti forte. I Hulk non sono progettati per fare giretti panoramici. Ah. Ok. Ah, quindi mi porta direttamente dall'altro lato. No. Fantastico. No, vabbè. Wow. Che bello. Curiosità. Con una vista a volo d'uccello potrai vedere che l'erba del parco è stata piantata a forma di atomo pacifico. Vista a volo d'uccello. Oh, porca puttana. Merda, no. Non ci posso credere. No. Ancora no. Attento. Le unità OG7 sono molto pericolose. Ah, ma cosa dici? È così adorabile. Oddio. Non gli faccio nulla. Ma devo spararlo così? Ma non gli faccio un cazzo, raga. Ah, ecco i punti deboli. Ok, fuori uno. Ok, ok, sappiamo. Vediamo cosa sparare. Oddio. Ma guarda quante mosse. Oddio. Porca puttana. Ma qua di riflessi andiamo. Ok. Abbiamo un buon punto. Mamma mia, raga, il combattimento della vita. Porca puttana. Non so se siamo pronti a fare una roba del genere. No, raga, raga. Abbiamo finito tutti i neuromed. Qua ci moriamo. Porca puttana. Molta più potenza.
permettendoti di afferrare nemici pesanti. Magari prendiamo anche lui, raga. Posso fare così per stunnarlo un po'. Oddio, ma quante mosse ha questo? Madonna. Elettricità assente. No, raga, andiamo di pistola. È l'arma. Porca puttana, raga. Dai, 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 che non è messo benissimo. No, 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 no. Oh. Non so cosa cazzo ho fatto, raga. L'ho fatto. Porca puttana. Era un robot civile, sul serio, quel coso. Un robot civile. Dimmelo tu, maggiore. Hai molta più esperienza di me nel combattere contro i robot. Sì, cioè, sì, cazzo, ma... Non mi ricordo niente. Sembrano diversi. Mamma mia, ho sparato la metà dei colpi, sia del pompa che della pistola, di quelli che avevamo. Però, raga, non avevo altra scelta. Come lo vuoi fare sto coso? E la telecinesi è stata utilissima per fermare gli attacchi. Meno male che l'abbiamo potenziata, permettendo di sollevare nemici pesanti. Se no non lo alzavamo quel. È sorprendente, non è vero? Possiamo affermare che stiamo per assistere a qualcosa di veramente incredibile. Vorrei solo che non ci fossero cadaveri dappertutto. Lunedì si terranno i festeggiamenti in onore della polimerizzazione nazionale e del lancio del Collective 2.0. Saranno presenti tutti i più alti funzionari del Partito Comunista. Per allora avrò sistemato tutto. Spero con tutto il cuore che il tuo ottimismo sia giustificato. Lo è. Perché la lascia andare, Madonna? Lo specchio sulla sinistra non funziona. Deve esserci qualcosa che blocca il meccanismo e impedisce allo specchio. Oh, minchia, non lo prende bene. Si ritorna al seminterrato. Porca puttana. Guarda qui. Ma che cazzo siamo, raga, due ore per fare quella parte. Un teschio con delle ossa? Davvero invitante. Dove sono? Il sistema di assorbimento delle scariche magnetiche si trova in questo piano seminterrato. Tutte le stanze sono piene di gruppi di elettromagneti mobili. Posso usare un IEM? Non mi ucciderà, vero? Speriamo di no, compagno maggiore. Che cosa? Quindi potrei finire disintegrato da un muro di magneti in caduta? In teoria non dovrebbe accadere, ma è solo un'ipotesi. Non sono mai stato qui prima d'ora. Ok, quindi posso sfruttare questi cosi comunque per fare il magnete. Quindi aumenta tutte le cose metalliche, le spinge al soffitto. E io salgo, godo. Compagno maggiore, sei arrivato al BDNH? Più o meno. Che significa? Significa che ci sono quasi. Sono nella camera di assorbimento delle scariche magnetiche, cercando un modo per sbloccare le porte d'ingresso. Potresti aprirle tu? No, non posso, non ne ho la capacità. Tocca a te farlo. E allora non mi stressare. Ok, basta. So come fare, però. Ma posso usare pure questa pistola? No. Così? Sì, sì. Ok. Salvataggio dei navi. Ancora quei mostri e i loro maledetti baffi. Adesso sono molto più forte, fidati. Che cos'hai da guardare? Spacco tutto. Ah, è morto pure lui dall'altra parte. No, vabbè, è OP la telecinesi, ve l'ho detto. Ok, 1, 2, 3, 4. No, fanculo, 5, 6. Ok, apriamo. Ok, questa è una porta chiusa. Andiamo di qui. Parti metalliche. Una cassa. Proiettile, munizioni, proiettile per fucile. Proiettile per fucile se ne trovano pochi. Possono definire. Oddio! Ho sbloccato il Kalash. Io sto provando un assalto. Sto provando un mare di munizioni di quell'arma. E a volte no. Guarda, io premo solo questo. Non so perché mi dà sto problema. Oh, qua mi cattura una fonte.
Qualcosa? Sarà questo cadavere? Mi può aiutare? Ehi, compagno, aspetta. Per caso hai visto Oleg? Dipende chi è Oleg. Ho parlato con questo cadavere, ma niente... Non mi dà nessuna info utile. Vediamo se qua riusciamo ad analizzare qualcosa. Mi indica che c'è qualcosa. È qua sotto. Eccolo, guardalo dov'è. Qual è lo scopo di questo cazzo di labirinto? Ok, fatto questo. E adesso dobbiamo arrivare dall'altra parte. Se riesco, esatto, siamo feritissimi. Ma qua c'è una cassa. Guarda dove era nascosta. Dammi tutto. Proiettile, munizioni, dinamo. Non so che cazzo è, ma va bene. Arrampichiamo qua. Qua. No, ma guarda tu. Ok. Questo cadavere qua mi mette ansia. Sta porta qui è chiusa però. Guarda dall'altra parte. Eccolo. Mamma mia, raga. Oddio. Charles, che diavolo ha Molotov contro il dottor Sechenov? Perché se n'è uscito con questa commissione a due giorni dal lancio del Collective? È tutto pronto. Proprio le bestemmie. È tutto pronto. Cosa vuol dire? Che Molotov e la sua commissione vogliono rubare i frutti del lavoro di Sechenov due giorni prima del lancio? Esattamente. Il malfunzionamento causato da Petrov è un ottimo pretesto per dimostrare che il dottor Sechenov non è in grado di supervisionare la struttura 3826 e quindi la polimerizzazione dell'Unione Sovietica. Cosa c'entra il capo? È Petrov che ha fatto sì che i robot trasformassero la struttura in un ammasso di cadaveri. Temo che al compagno Molotov non importi del numero delle vittime, ma nemmeno al compagno Sechenov. Cosa? Di che cazzo stai parlando, Guante? Il capo sta facendo di tutto per risolvere la situazione. In realtà, compagno maggiore, sei tu che stai facendo di tutto per risolverla, non il dottor Sechenov. Ma è stato lui a inviarmi qui. Ti sei chiesto come mai l'abbia fatto? Pensoci. I compagni Sechenov e Molotov hanno entrambi da guadagnarci nell'impedire che le informazioni su questo terribile malfunzionamento vengano rese note al resto del mondo. Perché nessuno crederebbe che dei traditori siano responsabili di tutto questo. Darebbero la colpa ai robot sovietici. È vero. E quale sarebbe la conclusione più ovvia? Che ipoteticamente i compagni Sechenov e Molotov dovrebbero avere entrambi interesse a porre fine a questo incubo il più rapidamente possibile. Non è così? Sì, e quindi? Stiamo assistendo a una lotta comune quotidiana per il potere. Invece di rivolgersi al governo e chiedere l'invio di truppe alla struttura 3826 per distruggere i robot ostili, fare arrestare Petrov o porre fine a questa situazione in qualche altro modo, il dottor Sechenov sta facendo il possibile per nascondere la tragedia a tutti. È vero, raga, questo fa riflettere. Proprio vero. Come cazzo arrivo su quella porta? Minchia, io ho l'ansia. Sa che non ci arrivo lì. Abbasso questa. Mamma mia, i traumi. Però vabbè. Mi mette ansia sta roba, eh. Io ve lo dico. Noi dobbiamo andare quella porta. Dobbiamo ancora girare. Non possono usare i militari, ci sono troppe persone, potrebbero passare informazioni al nemico. Si potevano inviare solo uomini affidabili come l'unità Argentum fedele a Sechenov. Potrebbero collaborare con i robot da combattimento e ripristinare l'ordine, non serve che te lo dica, giusto? Ma lui, insomma... Cazzo di crostine, non ci capisco niente, è tutto così complicato! Perché il dottor Sechenov non può schierare truppe o robot da combattimento senza l'autorizzazione del Politburo? Anzi, sta facendo tutto il possibile per assicurarsi che il governo non sappia cos'è successo. Appunto. Secondo te? Perché i suoi nemici gli porterebbero via il Collective? Proprio ora che è tutto finito e pronto e potrebbe gestirlo qualsiasi stronzo con un tesserino? Esatto. È già tutto pronto. Basta solo risolvere il malfunzionamento e premere un pulsante. I geni, i creatori e gli ingegneri hanno già fatto il resto. Non rimane che godersi i frutti del lavoro. Quindi Molotov vuole sbattere in prigione il dottor Sechenov per quello che è successo qui? Così da poter prendere le redini della struttura? In realtà vuole governare il Collective. Ma... in che modo? Saranno tutti alla pari. Alcuni saranno più alla pari di altri. Ma tu guarda.
No, so che nel collettivo i membri di alto rango del partito avranno più autorità rispetto ai cittadini, ma è giusto. Qualcuno deve pur prendere le decisioni importanti. Ah sì? E perché, di grazia? Perché qualcuno deve essere responsabile affinché vengano messe in pratica. Non è che tutti possono essere responsabili di tutto. Sarebbe come dire che non lo è nessuno. Qualcuno deve assumersi la responsabilità. È un barile che va scaricato da qualche parte, giusto? E se al mondo non si facesse altro che discutere, non si farebbe mai nulla di concreto. E se ti sbagliassi? Dici che il mondo intero non smetterebbe mai di discutere di decisioni importanti. Il collettivo è una mente collettiva. Dopo essere diventata una cosa sola, l'umanità saprà istantaneamente tutto ciò che qualcuno vuole esprimere. E in questo collettivo la responsabilità non sarà determinata dalla paura delle punizioni, ma dalla consapevolezza. Qualcuno ha mai raggiunto questo livello anche qui nell'URSS? Non siamo perfetti noi, figuriamoci il resto del mondo. Giustissimo. Il mondo potrebbe non essere pronto per il lancio del collettivo e i vertici dell'Unione Sovietica lo sanno bene. Ecco perché il partito avrà uno speciale potere discrezionale all'interno del collettivo. E allora? Le cose hanno sempre funzionato in questo modo. Dici? Non sarà che forse c'è sempre stato un leader indiscusso, un burattinaio che controlla il Politburo, il Consiglio dei Ministri e tutta la combriccola? Stai dicendo che nel collettivo ci sarà un solo leader? Dico che le persone si collegheranno al collettivo attraverso un connettore neurale. Un dispositivo pensiero, questo lo sanno tutti. Il dispositivo pensiero è per i cittadini comuni, ma per chi Slot e cartucce, conferisce un'arma, ok. Ruoli dirigenziali verranno riservati ai connettori speciali incisi che garantiranno loro una posizione superiore. Così anche i leader saranno alla pari, va bene, no? Sì, se non fosse che il collettivo può essere lanciato solo attraverso il connettore alfa, la chiave di tutto, compresa l'assegnazione del potere discrezionale. Dunque, al momento il dottor Sechenov fa il connettore alfa e il compagno Molotov vuole sbatterlo fuori dalla struttura così da riuscire a impossessarsene? Esattamente. Il numero di persone uccise a causa del tradimento di Petrov non interessa minimamente al compagno Molotov. Lui vuole prendere il controllo del collettivo. Ecco perché sta venendo qui proprio ora. Cazzo di crostini, quel tizio non mi è mai piaciuto. Si lamenta sempre di Sechenov, ma non mi sarei mai aspettato una cosa così da lui. Dobbiamo sbrigarci. Assurdo, raga, c'è un giro dietro di che alla fine siamo sempre lì, raga. Vuoi o non vuoi su queste cose, poi c'è sempre il giro di potere dietro. Ed è... mamma mia, tra l'altro noi abbiamo fatto tutta questa azione, io sono stato muto per ascoltare il dialogo. Però quanto è figo tutto il percorso che abbiamo fatto. Oh, ecco. Perciò quest'affarino è il motivo per cui si è bloccato tutto. Allora abbiamo... Questo posto è folle. Puoi salire in superficie insieme allo specchio. Questo è un po' più complicato. Probabilmente ci metterei meno a raggiungere il Nirvana piuttosto che a tornare indietro per la strada che ho percorso. Siamo così. Più o meno, perché devo forse invertire... Esatto. Ma questo era un po' più complesso. Ok. C'è un ascensore. Ti sei già introdotto nel VDNH, compagno maggiore. La commissione governativa Condor ha già lasciato Mosca. Sarà qui a momenti. Se la commissione non è ancora arrivata, abbiamo tempo. Lasciami lavorare in pace. Devo riferire al dottor Sechenov che a causa delle sue richieste che non fai il tuo dovere. Sì, riferisci di come non hai aiutato con quei robot sulla piattaforma Maglev. Questa è una porta con un codice. Come pensavo. Da qualche parte deve esserci un codice. Vediamo se con la scansione possiamo... Se non si bug. Oh, salvataggio. Io direi di potenziarci. E vediamo quest'altra palla di neve, sempre un'arma da mischia. Questa ha molto più danno, ma è più lenta. Secondo me la migliore attualmente è questa, il Pashtet. Ma io farei questo, raga, il Kalash. Oh, perfetto. Oh, una K47, raga. Accesso consentito. Potenziamoci, vediamo se abbiamo abbastanza cose per il personaggio. Magari c'è qualcosa per il peso. Ci sono degli attacchi laser. Vabbè, facciamo questa qui.
Speriamo di aver fatto la scelta giusta. Ma quindi qua abbiamo un mare di cose. Le depositiamo in automatico. Bene, dobbiamo riuscire a trovare il codice di quella cosa. L'ultima volta abbiamo trovato su un fogliettino a te. Ma come posso aiutarvi? Devo entrare nell'esposizione. Come apro la porta? La serratura può essere aperta con la mia multichiave. Errore. Multichiave non trovata. Avuto dei dispositivi diversi. Diversi? Vuoi dire che ce ne sarà qualcuno con capacità diverse? Secondo il piano del dottor Sechenov, i burocrati e gli impiegati statali riceveranno dei falsi. Soltanto gli scienziati riceveranno dei veri connettori con potere discrezionale. Il capo proverà a imbrogliare il governo, è una follia! Ma questo è quello tosto. Come hai ottenuto il tuo guanto polimero neurale, compagno maggiore? Cosa? Parli di te? L'ho ricevuto dal dottor Sechenov? Esattamente. Aspetta, vuoi dire che mi ha dato il suo guanto? Il destino del lavoro della sua vita dipende dal successo della tua missione. È morto? Infatti, mi aveva chiesto di essere prudente con te. Oddio! Modalità fucile a pompazza. Ma squaglia sta cosa. Materiale sintetico, semiconduttore. Allora, vediamo come si apre sta porta. Ah, ok, questa è la classica serratura tattica. Ok, dopo aver lottato mezza zona, possiamo prendere il braccio. Eccolo qua, è diventato una chiave. L'abbiamo già preso. Ok, torniamo. Ma glielo devo installare a lei? Apro questa porta. Avvicinalo al mio neurosensore. Ok. Multichiave attivata. Perfetto. Ma tieni, trovo il braccio. Minchia, è utilissimo. E adesso? Attenzione. Un passo falso e sei morto. Grazie per essere venuto in mio soccorso. Senza la chiave mi sembrava di non avere un arto. Un momento, per favore. L'abbiamo rotta o aggiustata? I robot Tereshkova sono all'avanguardia. Hanno un sistema di autoriparazione. Una cosmonauta e attrice contribuì a idearli. Sai che non me ne frega un cazzo. Ok, metti il VDNH in modalità esercitazione. La modalità esercitazione aumenterebbe l'aggressività da parte dei sistemi di sicurezza passivi e fisici. Saresti in pericolo e potrebbe condurre alla morte delle persone sopravvissute, se ce ne sono ancora. Esatto, sì. Questo posto è un cazzo di cimitero. Esegui gli ordini. Mi hai dato un ordine piuttosto insolito. Tutte le persone nel complesso sono state uccise dai robot, ma tu sei illeso. Questo desta sospetto. Dimostra di essere un umano. Non seguirà gli ordini di un robot che finge di esserlo. E come pensi che dovrei farlo? Commettendo seppuku? Dovrai passare il test di Darwin. Ciò proverà che sei un umano. Mamma mia. Che cazzo dici? Che test? E se invece ti strappo la testa, eh? Sarà dura attivare la modalità esercitazione senza il suo aiuto. Cosa ho preso? Ho preso una radio. Che è, penso, l'arte della musica. Buggato. Oh. Okay. Il martello rappresenta, penso, il lavoro. Ci vivevamo. Oh, ok. Ok, ho tutto. Quindi vediamo un paio di domande. Quindi... Ok, stai attento alle dita, non vorrei cercare la multichiave di nuovo. Il martello, l'attrezzo dell'uomo che lavora. La modalità esercitazione non può essere attivata da un solo robot. Porca puttana. Una simile procedura richiede la presenza di due robot anziché uno. Ok, quindi dove la trovo un'altra merdina di metallo rompipalle? Prima di quell'orribile incubo eravamo in due nella sala informazioni. Ma durante il guasto i robot impazziti hanno preso la mia collega Claire e l'hanno fatta a pezzi, mi prego. Madonna mia, raga, i dialoghi.
E io penso che ve li skippo. Tutto queste qui, ragazzi. Due ore che parla. Mostruoso. I robot devono aver perso completamente la testa. Mamma mia, raga. È stressante, ti giuro. Cioè, è un difetto. Secondo me, fatto così è un difetto. Cioè, perché alla fine fai una missione che magari ti dura 20 minuti. L'ora di video di registrazione la raggiungo con i dialoghi. Io cerco sempre di sintetizzarvi anche i loro dialoghi in modo che trovare il succo del discorso qual è. Se oh, santo cielo, guarda un po'. Aiutare i taglialegna e gli operatori di primo intervento è uno scopo così nobile. Ma tu come usi le braccia che ti hanno fornito i nostri creatori? Come si incazza con i robot? Infatti quello glielo dicevo che erano robot. E questo? Oh. Se ne sta lì nudo e impalato come se non ci fosse nulla che non va. Ma questo è tutto trasparente, fa vedere come sono fatte. Però è ben fatto, raga. Solo che uno di questi era solito provare a... Non importa, cambiamo argomento. Vabbè, cambiamo argomento che è meglio. E ora ci spiegherà anche questi. Questi erano tipo dei camerieri, tipo quelli che servivano. Oh, chi è un bravo cucciolino? Chi è il cucciolo più dolce, sciocco e paffuto di tutti? Tu, sciocchino. Peso 95 kg, è in grado di svolgere numerose funzioni tecniche. Ci siamo, compagno. Il lettore amministrativo di controllo dovrebbe essere qui. Stabilisci il collegamento, per favore. Ah, vaffanculo, mi faceva interagire. Oddio, cosa stai facendo? Ah. Solo cerca di stare attento, compagno maggiore. Ho dei componenti interni molto delicati. Ah, che cosa si è spezzato? Mi è scrocchiata un'articolazione. Fatto, okay. Così va bene? Diritti di livello amministrativo conferiti con successo. Adesso? Ti sto aprendo la porta dell'atrio. Esplora tutti i piani del complesso e trova la mia cara Claire. Rimarrò in contatto tramite la radio. Non appena raggiungi un piano, lo scannerizzerò per localizzare le parti della mia povera amica. La maggior parte di lei si trova al primo piano. Ti prego, rimettila insieme. Ok. Ah, non mi si muove più. Ah, ok. Bene. Raga, io direi di salutarci per questo episodio. Salvataggio dei dati. Che abbiamo fatto anche abbastanza. Bene, nel prossimo episodio esploreremo questa zona. Vediamo se riusciamo a trovare questa Claire. E continuiamo la nostra missione, insomma. Signori, alla prossima. Ciao, belle mie.